Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Ovviamente non si può iniziare un vlog perché senza dare da mangiare alle pupone. Oggi è il giorno in cui devono mangiare e quindi gli diamo da mangiare. Oggi grilli con di tre, ovviamente grilli di Inef. Pazzo. C'è pieno di grilli qua, non se l'hai visto. Quindi approfitto per dirvi che abbiamo iniziato una collaborazione con Inef. Se inserirete il codice Exotica all'interno del loro sito, una volta entrati all'interno del checkout e fatto il checkout per comprare tutte le cose, gli insetti che avete da comprare, vi arriverà uno sconto del 10% sul vostro ordine. Lei ha mangiato praticamente tutto quello che... di quei grilli là, quindi adesso togliamola. Stiamo anche organizzando la creazione di diversi pacchetti, ognuno per ogni magari animale o per uno specifico periodo di qualche animale, come ad esempio, che ne so, un pacchetto per la riproduzione delle pogone, un pacchetto di insetti con diversi insetti che possono servire a quell'animale in quel periodo. Cioè ad esempio un pacchetto per la pogona, mettiamo dubbia e grilli adulti. Guardate quanto è grosso Bob. Comunque sono enormi sti grilli qua, eh. Ce li ho da 3 settimane e sono ancora così, guardate che belli comunque. Devo dare da mangiare alla Morelia e al Nasicus. Volevo rispondere a una domanda che mi fanno di solito in molti quando vedono che ho tantissimi rettili insettivori e mi chiedono come io faccia a tenere tutti gli insetti nella propria scatola e come non sia infestato dagli insetti. Non si vede, ma sono invaso dagli insetti da pasto, sono invaso. Ho comprato tempo fa queste trappole per gli insetti di cui forse vi parlavo nel video di Franco, pensavo ci cascasse dentro. Sono veramente invaso dalle blatte e queste sono solo quelle di ieri sera che ha catturato. Anche perché probabilmente quando ho preso le blatte di Inef, già che me ne erano scappate un casino mentre aprivo il pacco, vabbè, le ho messe in una scatola con dei buchi un po' troppo grossi e forse quelle più piccole sono riuscite a scappare. Sono anche animali infestanti e in un ambiente caldo come il mio sono anche dare fastidio. Cioè ad esempio adesso vado a vedere, ho una vaschetta con dentro le viti e dentro c'è una blatta lateralis che non si vede, guardate, è lì. Quindi quello è il problema. E adesso volevo provare a farne una da me, cioè una roba del genere. E poi facciamo, cioè, una specie di casetta. Non lo so. Cioè avrei dovuto farlo forse. Boh, vabbè. L'insetto in questione entra dentro, va a mangiare là sopra e si incasta sul biadesivo. È una cosa che non costa un cacchio e ve la siete fatta tranquillamente. Qua sopra si appiccica qualsiasi cosa. Ma fa veramente cagare sta roba, non fatela così ragazzi. Fatela, provate a farla meglio. Abbiamo un po' di cibo per insetti di lune. Mettiamo là. L'ho messa lì e boh, adesso vediamo. Comunque se stasera c'è qualcosa di appiccicato vuol dire che sta funzionando. Comunque sicuramente ci sarà qualcosa. Ragazzi, è la mattina dopo il giorno che abbiamo messo la trappola. Adesso vi faccio vedere com'è perché è indecente, è indecente. Io ve l'ho detto che era pieno di blatte. Guardate quante ne ha prese. Dun 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 d
Alla fine l'ha preso dopo, non so perché, ma non l'ha voluto prendere subito, però comunque sta là e lo sta mangiando. Oggi devo anche fare una cosa un po' particolare, devo spostare questo terrario qua e devo spostare questa mensola per metterlo qui e quindi nulla, adesso metto a spostare la mensola, speriamo ci stia. Nulla, comunque il terrario l'ho sistemato qua con le sue lampade, che vabbè, per adesso, che prima di venderlo lo lasciamo qua, ed è veramente figo, cioè se tu entri e vedi questo e poi ti giri c'è anche questo. Visto che ha funzionato bene quella lì, che adesso ne ho messa già un'altra, l'altra l'ho buttata, ne sto facendo un po' di altre, ne ho fatte già tre. Così me le tengo là, poi quando ne ho bisogno, quando magari quella lì non è più utilizzabile perché ci sono troppi insetti sopra, uso queste qua. E comunque nulla, mi sto trovando veramente bene, poi non le pago un cacchio, quindi vi consiglio di farle se vi servono. Ok ragazzi, allora direi di terminare questo vlog andando a mangiare alle tarantole. Iniziamo dall'Irminia, che era già in giro. Eccola, è qua. Eccola, questo se l'è preso il grillo. Le tarme non le volevo. Si è preso anche questo qui. Guardate come cacchio li porta in bocca. È la roba più figa. Cioè è bellissimo. Basta, si è preso anche questo qui. Adesso ne ha tre. E se ne va in giro. Passiamo a Giorgio. Vabbè, glielo lasciamo dentro, poi probabilmente se lo mangerà. Quindi ragazzi, dopo questo feeding di tarantole, che alla fine ne abbiamo, cioè una sola ha mangiato, che l'Irminia ha fatto anche una bella scena, e niente, posso chiudo il video. Vi ricordo della collaborazione di cui vi ho parlato all'inizio video con Inef, quindi se inserirete il codice Exotica tutto maiuscolo tutto attaccato all'interno del loro sito avrete diritto ad uno sconto del 10% sul vostro ordine. Trovate il link di Inef qua sotto nella descrizione, trovate anche il link di Instagram e di Telegram. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanella. E noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà venerdì. Ciao!